Ehi ragazzi, ciao Danicchè, bentornati qua su No Man's Sky. Allora ragazzi, saltiamo a bordo della nostra astronave e non decolliamo perché siamo senza carburante. Speriamo di avere... Oh cacchio, siamo senza carburante. Ho bisogno di un po' di plutonio. Allora, speriamo di trovare... Oh cacchio, ma ci stanno strani esseri qua. Ho tanta paura. Oh, plutonio, meno male. Meno male che un po' di plutonio non manca in giro. Allora ragazzi, cos'era? Oh cacchio, me la squaglio, me la squaglio, me la squaglio. Ok, 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 ok. No, 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 no. Ho iniziato un po' a capire come funziona il livello di ricercato, un po' come su GTA mi avete spiegato, che in alto a destra appare tipo le stelline di GTA. Difatti stava iniziando a lampeggiare quando c'era quel coso. Quindi è meglio se ce ne andiamo, se possibile. Oh cacchio, speriamo che non ce l'ha ancora con me. Allora ragazzi, vi ringrazio anche per un paio di consigli che mi avete dato, soprattutto uno in particolare. Uno di voi mi ha detto: Nicche, ma vacci sto radiofaro che ogni volta ti compare, non ci vai mai. Ragazzi, io le cose importanti non le noto, le cose non importanti le noto. Quindi andiamo un po' in questo radiofaro. Dai, andiamo gas. Bene, poi che altro mi avete detto? Ecco, adesso... Ah sì, riguardo all'Atlante lo trovo in qualcosa che si chiama anomalia e poi non mi ricordo, raga. Scusate, ma un po' di memoria corta. Oggi ho fatto un botto di cose e quindi sono un po' accorto di... Oh, appunto, se c'è... No? Non posso dare il gas come si deve. Oh, e dai. E dai gas, no? Più veloce non può andare sta cosa. Ma se usciamo dal pianeta e poi rientro nel pianeta, magari così riesco un pochettino a capire meglio sto benedetto radiofaro. Ecco, già così. Ah, ma il radiofaro fosse che... Dove cacchio si trova? Ah, eccolo là. Bene, uscendo a malapena dall'atmosfera posso andare più veloce. Oh, ma che cacchio è, va? Che è sta storia? Sta diventando tutto giallo qua. Stop. Oh cacchio, ciao. Ah, ho perso il controllo. A poco mi sto avvicinando finalmente. Eccolo. Si trova qui sotto. Iniziamo a scendere. Dove cacchio è sto radiofaro? Ok. Cerco di avvicinarmi. Finalmente. Stiamo per arrivare magari. Ci siamo? Dove cacchio è sto radiofaro? Ma tu guarda dov'è. Ok, quindi tutta sta fatica per arrivare fino a qua. Ok, ce n'è voluto di tempo per arrivare qua. Ok, quindi ora vediamo di capire cos'è questo radiofaro. Vi ringrazio per avermi ricordato di questa cosa, perché proprio non ci stavo minimamente a far caso. Ok, questo è bello grosso. Ok, allora sto dando un'occhiata se mi sfugge qualche cosa.
Che cacchio, inventario pieno. Exotuta, ma c'è spazio qua? Manco qua c'è spazio, cavolo. Accidenti. Si possono buttare le cose, scarta. Placca protettiva. Emeril, buttalo via. Vai. Qualcosa di poco, questo vale qualcosina. Via lo zinco. Va bene. Sì. Vediamo, pigliamo lo sto coso. Qualsiasi. Ah, ok. Allora. Momento. Questo non è niente. Allora, vediamo un po' cos'è sto coso. Ok. Cos'è, tipo qualcosa a che vedere con tipo storia? Ok, devo andare là. Rilevato segnale radio. Trova la fonte dei segni di vita. Oh mio Dio, non sono solo nell'universo. D'altronde di gente già ne ho beccata. Comunque, che ho raccolto di bello? Plutonio, va bene. Alluminio. Ma qui c'è il bisogno di vendere qualcosa. Mi avete anche detto, raga, che nella stazione spaziale che ho esplorato. Mannaggia. Ehi, topolino. E che cacchio, ma siete un po' troppi però, ah. Dove vado ci siete voi. Mi avete detto, insomma, che nella stazione spaziale ci stanno anche c'era un'altra porta, mi avete detto. Io non l'ho vista. Quindi mo magari... quindi magari prima di andare su sto beacon potrei andare oppure... aspetta, non lo so, andiamo prima là. Vabbè, pareva lontano, invece è vicinissimo, allora andiamo qua, va. Non è questo? Non è questo. Beh, non è lontano, dai. Ci andiamo prima, va. Sto per arrivare. Ecco. Almeno una volta che non c'è roba lontano. Questo è forte. Ci sta anche dove posso atterrare. Sta atterrando. Oh sì. Perfetto. Oh. Ma temperatura stabile, 43 gradi. E fa caldo. Allora, vediamo se posso fregarmi qualcosa. Non hai trovato nulla. Allora, quello lo devo sbloccare. Ormai lo conosciamo già. Bene, così mi piglio qualche punto. A posto, vediamo un po'. Giustamente. Beh, quindi devo assolutamente capire come si vende. Una volta che capisco un po' come si vende, almeno l'inventario me lo tengo un po' più vuoto. Speriamo di essere un po' fortunati qua. Ce n'è. Ehi. È che non vorrei che si incavola, che gli frego le cose. Ah, no, 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 ho paura. Metti che si incavola. Io devo fare affari. Oh, marò. Me la posso fregare questa? Che cos'è? Compara? E io non ce li ho tutti sti soldi. 42.000 unità. Ah, ho capito. Questo c'ha più slot oltretutto. Mi dispiace. Magari un'altra volta, magari. Quando posso. Ehi, compara, t'è a posto? E che me frega a me dell'inventario? Devo parlare. Ma allora è scemo, io ci devo parlare con questo. Inventario pieno. E allora non ha capito niente. E raga, è incredibile, io voglio parlare con questo tizio e che mi dice inventario pieno. Ma io ci devo parlare, no? Vediamo, vedo di buttare qualcosa, va, perché non lo so, pure per parlare con qualcuno qua. Plutonio. Se lo metto nella nave invece di buttarlo, va. Ma tu guarda che storia. Carichiamo un po' di plutonio la nave.
Mi pare un peccato buttarlo. Avanti. Adesso teoricamente posso parlare a questo tizio. Allora. Ecco qua. Allora, l'Onic, entità caposcienziato. Sì, no, qua o parliamo italiano o non se ne fa niente, eh. Una creatura mi sta aspettando. Non capisco se sia fatta di carne, metallo o entrambe le cose. Dalle luci lampeggiano sul suo visore, ma per il resto è immobile. Vabbè, insomma. Ah, prendo il progetto. Iperguida. Ah, deve essere qualche tipo di missione per sbloccare l'iperguida. E sicuramente l'iperguida servirà per andare in altri sistemi solari. Perché già spostarci di pianeta in pianeta ci vuole un po' di tempo ed è così così. Per andare più lontano immagino che ci vuole qualcosa. Istruzioni su come tracciare la rotta che preferisco tra le stelle. Il suo valore è inestimabile. Boh. Scoperta nuova tecnologia, premi per aprire l'inventario, iperguida. Ah, sicuramente, ah, lo devo costruire e inserire nell'astronave, vabbè. Cosa? 20 di carbonio per fare che? Per parlare con lui? Cos'è, lo devo anche pagare a questo? Qua si esce. Qua si esce. Questo che cos'è? Non ho ben capito cos'è che ho fatto. Scoperta nuova e poi non ho capito cosa. Che ho scoperto, cavolo? Qualcosa che ha a vedere per... Qualcosa che riguarda qua, boh. Vabbè, oh. Una cosa alla volta. Vediamo di qua dove si va. Occorrente. Ah sì, il pass dell'Atlante, ragazzi, mi avete anche detto che lo trovo più avanti, una roba simile. Ok, oh, vediamo se troviamo altro plutonio. Ah, qua già ci avevo guardato, vabbè, va. Ah, plutonio, che ci vuole? Speriamo che questo è plutonio, speriamo che non si incavola nessuno. Elevata stazione spaziale, perfetto. Avevo tanto avevo l'intenzione di andarci. Magari speriamo riusciamo a vendere qualcosa. Questo che cos'è? Oh, Tamium. Se... Ma porca. Non posso caricare l'astronave da qua? Perfetto. Vabbè, vabbè, non importa, va, tanto il Tamium ce l'ho nell'astronave, va. Andiamo, va. A proposito di scoperte, carichiamo questa. Ah, qualcun altro di voi, raga, mi ha detto: Nicche, dai il nome alle tue scoperte, mi avete detto. Così chi va nel tuo... Insomma, chi va a visitare questo pianeta saprà che lei... Insomma, che c'è il tuo nome. Ma ragazzi, ragazzi, praticamente questo gioco è single player, non ci sono altre persone. Qui si gioca da soli, non con altre persone. E poi comunque in questo gioco ci sono miliardi e miliardi di pianeti, quindi anche volendo è più facile vincere a Superenalotto che insomma che qualcuno arriva qua, va. Se era in multiplayer, diciamo, va. Ok, allora. Che è? Chi è? Oh, chi è che c'è il clacson qua? Ah, pareva che c'era uno col clacson. Aspetta, oh, questi tasti qua mi confondo. Se parte, 3, 2, 1. Che è successo? Ah, cavolo, devo uscire dal pianeta un po' di più. Un po' di più dal pianeta. E diamo un po' di gas. Ora ci siamo. Oh, sto caspita di pianeta. Siamo! Frena! Ok. Bene, frena, 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 frena.
Speriamo che qua qualcuno mi fa entrare, sennò se ci vuole sta Atlante, ancora non ho proprio capito dove sta. Eccomi. Però potevano anche scegliere, speriamo, voglio dire, che ci sono anche stazioni spaziali un po' diverse, non vorrei che sono tutte uguali. Ok, comunque vediamo un po' se riesco a capire quest'altra porta. Forse alla sinistra. Ah, non l'avevo vista, cavolo, vedi? Non ci avevo fatto caso. Vabbè, sicuramente non siamo nello stesso. Non siamo nella stessa stazione spaziale. Quantomeno non nello stesso luogo. Però. Un momento, acquista il risonatore dinamico. Ah, là è la. Ah, mi indica quella porta. Ok, comunque vado a guardare questa ed è sempre chiusa, va bene. E allora sicuramente. Aia, cacchio. E allora quella deve essere aperta. A sto punto, spero. Oh, sì. Meno male, va. C'è una porta che si apre per Nick, va. Ah, oh, ma tutti quali siete in faccia, eh? Più o meno. E ti telefono casa, cos'è sto coso? Saluto al massimo, beh, ci voleva. Allora, vediamo un po'. Terminale del commercio, oh yeah, finalmente, va. Ok, sequenza di riavvio del terminale, vendi oggetti. Inventario exotuta. Vabbè, a me basta che vendo un po' di cose. Tipo sta roba qua, porta fortuna, ma che me ne frega. La perla. Queste non si possono vendere. Aronio. Boh. Aspetta. Aha. Ok, serve per gli avamposti, per costruire avamposti, quindi però non me ne faccio niente, vendiamo. Ok, questo cosa vuol dire? Che ha un particolare valore qui? Ah sì, vale parecchio l'eridio qua. Quanto ne ho di eridio? Oh, guarda, vai, va. Pigliatelo. Oh, i soldini, finalmente! Vediamo un po' nell'astronave cosa c'è. È uno lo stesso? Ah, ecco. Allora, te vendo l'erba. Vai. Beh, non mi serve a niente. No, vendi. Vendi. Oh, finalmente, raga. 2 lire. 2 lire. Altro che 2 lire. Oh. Ho guadagnato. Ho un po' di soldi. Che cosa posso comprare io? Riserva di energia, aspetta, che devo comprare? Mi ha detto che devo comprare qualcosa, ma cosa? Cos'è che devo comprare? Ok, raga, mi sta dando qua vari punteggi, ma comunque, che devo comprare? Acquista il risonatore dinamico. Oh, mi dovevo allontanare, se no non me lo diceva. Risonatore dinamico. Allora, eccolo qua. Acquista. Perfetto. Perla dell'Atlante. Boh, ma non penso che è quello che serve a me. Ok, ho comprato ciò che il gioco, insomma, voleva. Ah, vediamo un po' sto tizio qua. Boh, chi sei te? Reputazione, campo, Corvax attuale, cavia, bene. Me ne vado, consegno. Me ne vado. Boh. Come la tua reputazione è peggiorata? Oh, ma... Vabbè, va. Ah, forse prima di parlare è meglio che guardo se vuole qualcosa. Boh. Qua è chiuso. Di qua dove vado? Mi sa che qua è chiuso pure. Ci sono un po' di porte chiuse, va, per nicchia, va.
Vabbè, comunque ho comprato quello che voleva il gioco. Perfetto. Costruisci iperguida. Raccogli eridio. Ok, mi serve un po' di eridio ovviamente per poter costruire. Vabbè, potevo anche comprarlo l'eridio, ma sinceramente preferisco cercarmelo, va, spendere soldi meglio di no. Magari posso comprare qualcosa di meglio. Comunque ragazzi, direi che ci fermiamo qui con questo gameplay. Quindi ci stiamo portando un po' avanti. Stiamo scoprendo che tutto sommato c'è qualcosa che va fatta. E attualmente si tratta di sbloccare l'iperguida. Quindi non mancate nel prossimo gameplay che magari riusciamo finalmente a sbloccare questa iperguida. Quindi ragazzi, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace se la serie vi sta piacendo. Ci becchiamo presto. Ciao alla prossima ragazzi.